generale possiamo dire che la tecnologia che noi utilizziamo quotidianamente definisce in maniera in maniera importante le nostre abitudini e i nostri stili di vita culturalmente acquisiti. Questo qui semplicemente vuol dire che se noi siamo abituati o comunque facciamo il riferimento ad un contesto collettivo dove tutti utilizzano il cellulare, chiaramente anche noi ci sentiremo autorizzati, in qualche modo avremo bisogno di utilizzare il cellulare. Così come se nessuno utilizza il cellulare, come qualcuno forse dell'età che ho io si ricorderà, non percepiremo questo bisogno. Chiaramente possiamo dire che in termini più generali la tecnologia rappresenta uno tra i fattori più cruciali dello sviluppo antropologico della civiltà, perché determina il tipo di rapporto che si instaura tra l'uomo e l'ambiente. Se non sono chiaro, cerco di essere il più chiaro possibile. Insomma, questo semplicemente vuol dire che il livello della tecnologia che noi abbiamo determina quante risorse preleviamo dall'ambiente e come preleviamo queste risorse, in termini molto più generali. Questo è uno stato finito al momento che possediamo un livello di tecnologia acquisito. Al momento che la tecnologia va a modificarsi, e qui veniamo all'innovazione, il processo di innovazione, ovvero la scoperta progressiva di nuove soluzioni scientifiche e tecniche, nasce da necessità riconosciute dalla comunità, che generalmente sono delle necessità concrete per risolvere il problema fisico, il problema quotidiano. Oggi probabilmente queste necessità sono molto più collegate a un bilancio in termini aziendali, ma lo vedremo poi. La priorità e l'esigenza che noi abbiamo è produrre un reddito, produrre un utile e guadagnare soldi, fondamentalmente. Questa è una distorsione che ha funzionato per un certo periodo, però a quanto pare oggi ha delle grandi difficoltà e lo vedremo tutto quello che succede, ma non voglio andare a divagare e proseguo. La disponibilità di nuove soluzioni tecnologiche modificherà anche il contesto culturale, proprio per il fatto che dicevo che la tecnologia va a definire un preciso contesto socioculturale. Quindi la tecnologia e l'innovazione, la tecnologia in termini statici e l'innovazione in termini dinamici, cioè di cambiamento della tecnologia stessa, sono una parte integrante delle abitudini e degli stili di vita culturalmente acquisiti e di conseguenza definiscono un contesto culturale che appartiene di fatto alla collettività, come ho detto. I vantaggi del libero accesso alle innovazioni tecnologiche. Questo è molto interessante, vi do anche un riferimento se volete approfondire questa questione. Un libro di divulgazione antropologica, Gigiare Diamond, Armi, Acciaio e Malattie. Non so se l'hai letto, vi vedo che c'è qualcuno a Nuisce, probabilmente lo ha già letto. È molto interessante questa cosa e lui spiega chiaramente che il processo di innovazione è un aspetto cruciale dell'evoluzione umana che non può prescindere dalla propria matrice antropologica, quello che stiamo a dire. In questo senso, ogni collettività valorizzerà il talento del singolo individuo verso la risoluzione di un problema collettivo. Il problema è collettivo, il genio del singolo serve per risolvere quel problema e non è finita qui. Affinché il maggior numero di persone possibile possa portare il proprio contributo innovativo, è essenziale che la conoscenza sia comune, condivisa. Altrimenti non possiamo sapere se abbiamo un potenziale Einstein che può inserirsi in un processo che in ultima istanza sarà di vantaggio per tutti. In questo contesto anche un eventuale fallimento, e questo è bellissimo secondo me, rappresenta la base su cui inserire nuovi contributi che, ripartendo dai risultati ottenuti, potrà condurre alle soluzioni nuove che andavamo proprio a cercare, che in ultima istanza risolveranno il problema. Spero che sia abbastanza chiaro il mio intervento, scusate, perdonate. Ok. Dunque, veniamo al modello contemporaneo. Il modello di sviluppo attuale invece inverte di fatto il concetto di innovazione dell'innovazione tecnologica, come ho detto prima, no? Come fenomeno collettivo rivolto alla collettività, in quanto l'atto produttivo non è tanto un atto di condivisione rivolto a risolvere delle finalità
concrete percepite dalla collettività, ma è venuto ad essere un atto individuale finalizzato a risolvere un problema tendenzialmente individuale o comunque aziendale, che è conseguire un utile. Quindi la causa di questo risiede nel fatto che le priorità del nostro sistema economico e culturale, che il nostro sistema economico e culturale si pone, non sono tanto legate alla risoluzione di problematiche reali quanto al conseguimento del profitto, come appena detto. L'atto produttivo in generale e l'innovazione tecnologica in particolare, in questo contesto hanno smarrito la propria valenza collettiva, abbiamo detto anche questo. La responsabilità sociale dell'impresa è limitata di fatto esclusivamente al tornaconto monetario degli azionisti o di coloro che la possiedono. Questo, se proviamo ad osservare questa questione dal punto di vista della gestione aziendale, è logico. Non è che c'è delle aberrazioni, questo per dire che siamo tutti nella stessa barca, dal grande manager a noi stessi stiamo qui ad ascoltare queste cose che le diciamo e che le condividiamo. Proprio perché una impresa privata ha una finalità dichiarata e giuridicamente legittimata, che è quella di massimizzare i propri utili. In questa ottica è logico che un'azienda ha necessità di proteggere i propri investimenti, ricerca e sviluppo attraverso il brevetto. Si va a contraddire, attenzione, è un modello che ha funzionato e funziona bene per qualche secolo, solo che come tutti i fenomeni antropologici, che sono fenomeni viventi, e come tutti i fenomeni viventi hanno un loro percorso, un percorso che va dalla nascita alla crescita, alla maturità, al declino fino al collasso. Quindi il fatto di limitare l'accesso all'innovazione rappresenta l'unica via per ripagare i costi di produzione e ottenere il profitto oggi, e vediamo che il problema si pone nei termini in cui ho detto. Quindi, in conclusione, che dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente trovare il modo per riappropriarci dell'innovazione come patrimonio collettivo a risolvere problematiche concrete e non tanto a generare il profitto. Ulteriore conclusione, che è uno tra i cardini, credo, del movimento Zeitgeist, che il modello di sviluppo dell'economia di mercato di tipo capitalistico, che ha funzionato molto bene per un certo periodo della nostra storia, seppur invertendo le regole generali dello sviluppo antropologico della civiltà dell'uomo, purtroppo è ormai obsoleto, poiché in questa specifica fase storica contraddice gli schemi generali economici e culturali che sono da sempre la base dell'evoluzione della civiltà dell'uomo e basati sulla condivisione e sulla collaborazione.